ma insomma in realtà non è così, perché noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, poi non ci siamo frequentati perché la vita ti porta a essere un po' distratto, ma è colpa perché invece avrei dovuto seguire di più. Però il lavoro di Fabio Lorenzo insomma, mi ha sempre accompagnato, e Fabio, devo dire che anche Stefano Mesini mi ha detto, dice, ma guarda che in questa avventura devi sentire Fabio, hai ragione, devo recuperare tutta una serie di memoria, ma la mia stessa memoria è sconfinata, no, in fondo. E allora, allora che succede? E lui sono dei primi artisti che veramente io ho contattato, coinvolto, li ho incontrati separatamente, anche se loro vivono in fondo nello stesso luogo, però li ho dovuto incontrare separatamente. E mi ricordavo da una parte il lavoro di Lorenzo su Cardino, perché questi due lavori me li ricordavo. Poi li ho trovati nel tuo studio, ti ho convinto a proporli, metterli in asta, le loro opere sono mostra, sono in asta, e sono diciamo un emblema proprio dello sconfinamento da vari punti di vista. La prima opera che apre questa piccola mostra è il lavoro di Fabio, che risale un po' di tempo fa, perché sono giuridici. Ma nella mia memoria quel gruppo, quel loro concerto di Fox Exhibition, che insomma per chi ama il concerto di musica è stato fondamentale, è molto colpito. Allora la serie delle sue antiche creazioni proprio sui generi di genere, l'unica opera di questo progetto che vede la musica. In realtà ci sono anche i chilometri di umore di Massimo Giacomo, che sarà con noi sabato. I suoi chilometri di rumore, che sono quelli che poi lui pubblicò su Venus, e anche ha fatto un libro molto bello per Feltrinelli. Ma diciamo, i chilometri di rumore di Giacomo sono i chilometri di rumore giocosi, i chilometri di rumore diversi. Invece il lavoro sulla musica di questo gruppo che parte da Stereo Grand House e poi no, lo fa proprio. Gruppo che ha rivoluzionato la storia della wave, non solo a morte di Alcartis, insomma, però come dire, no, è un omaggio anche a un certo mito musicale che tu hai illustrato, un'opera straordinaria che abbiamo in asta, e quindi partiamo da questo tuo lavoro, poi il tuo segno è cambiato, l'illustratore, insomma, ci sono tante cose da dire, teniamoci semplicemente a quello che è mostra, perché altrimenti dovremmo parlare della Bertani, dovremmo parlare della loro scuola di illustrazione fondamentale che loro hanno fondato a Roma, a Castello, anche Marco ha insegnato, ha lavorato, Marco Corona, ma insomma ecco, fermiamoci perché sennò facciamo l'alba. Due parole proprio su questa serie, Genesi, che cosa significa per te, che cosa rappresenta quest'opera? Beh, rappresenta, che cosa rappresenta, diciamo, tanto per cominciare, quella tavola appartiene a una serie di tavole che rappresentano la reazione dei giudici, Jonathan, e in realtà è una tavola piuttosto episodica, cioè io sono un amante dei giudici, per esempio, perché li ho ascoltati da adolescente, quando io a Carti sarò ancora in vita e mi hanno accompagnato per tutta la vita, in qualche modo continuo a farlo anche a distanza di tanti anni dalla sua morte, prima di tanto. E in realtà è anche legato a Bertani, che citava prima Jonathan, perché quella tavola, come tutte le altre, le ho realizzate proprio per farmi una mostra nella prima locazione del P5, che è appunto via Bertani 5, che era un luogo dove tenevamo delle mostre. In realtà la mia intenzione era di fare un concerto, perché io canto, suono, e la mia intenzione era di fare un concerto con dei brani acustici del Joy Division, però non era un luogo dove fare concerti, ma un luogo per fare le mostre, perché una cosa l'ho fatta per fare il concerto che avesse la mostra, sostanzialmente. Per cui ho realizzato queste tavole, ciascuna delle quali appunto è un titolo del Joy Division. Nel frattempo ho preparato delle versioni acustiche dei brani del Joy Division stessi, e poi fu una serata per me molto bella. E
tante cose che mi appartengono, che appunto vanno accompagnato nel bene e nel male. Stavo solo dicendo che le immagini che stiamo vedendo sono di Lorenzo, sono le opere di Lorenzo, le opere di Fabio sono altre, quindi devo dividere la proiezione perché questo non è appunto Fabio Mancini. Vabbè, è diverso. Mettiamo Fabio Mancini, sì. Questa è la serie dei giudizi di cui stiamo parlando, vedete che cosa che segno le loro, hanno la loro forza, hanno la loro anche grande, diciamo, ecco, raccontaci velocemente la tecnica, che stile hai seguito, qual è stata un po' la, perché non ho mai visto questi lavori di Fabio, mi hanno molto colpito, sono molto forti, sono lavori di grande impatto. Ho ripreso questa tecnica proprio per la mostra di cui parlavo prima, ispirandomi a una serie che avevo fatto, che erano degli arcani maggiori dei tarocchi molti anni prima, ma se può chiamarsi tecnica, in realtà semplicemente è un misto di acrilico, carta di giornale, insomma non è propriamente una tecnica, è una sperimentazione, che è una sperimentazione che avevo messo in atto per una serie di tarocchi, e poi mi è servito successivamente per scoprire anche degli altri utilizzi, non necessariamente figurativi, magari per realizzare delle texture che potessero accompagnare poi delle altre situazioni in primo piano, insomma. Quindi ho ripreso in mano quella tecnica dopo molti anni ed è sostanzialmente acrilico, carta di giornale, tanto natura di carta di giornale rimossa, applicazione di pastello, di penna e di altro, e altri media. Invece queste sono delle illustrazioni, ecco, qui andiamo su cartone, andiamo su un tipo proprio di supporto, è come se il linguaggio veramente di Fabio cambiasse, no? Improvvisamente, c'è, cioè, questo sconfinamento totale continuo, no? Andiamo da un mondo a un altro, e questo è sorprendente perché queste hanno tutta un'altra storia, un altro destino. Vabbè, siamo tornati a giudizio, però stiamo vedendo, magari presentaci anche invece questi altri lavori, alcuni ovviamente sono stati pubblicati, sono anche quello che avete visto prima è un libro pubblicato anche recentemente, anche se l'avevo iniziato molto tempo fa, cioè mi messo le mani, ed è stato pubblicato con il testo di Susanna Mattiangeli, ed è il richiamo della coperta che nasce da me, una cazzata. Guardando il mio cane, l'intervista che stavo leggendo, richiamo dalla foresta, che come tutti i cani, chi ha un cane sa che fanno cose furtivamente pensando ad essere visti, in realtà sono più intensi. E lasci le tracce, insomma, per cui prima è nato il titolo, poi sono andate le illustrazioni, poi ho chiesto a Susanna, vista la mia incapacità totale di scrivere per bambini, mentre invece lei è una delle migliori professioniste che abbiamo in Italia e non solo, di appunto mettere mano a un testo che potesse raccontare un po' questo viaggio unico di un cane verso la sua agognata coperta. Beh, loro sono veramente gli artisti che sconfinano, ma nel vero senso del termine, sconfinano anche in altre arti perché fanno musica, no? Tu canti in una band, sì. Ecco, quindi c'è in questo senso veramente la, no, una sorta di missione di colpa, no? Voglio dire, cioè lo sconfinamento fa parte della tua vita. Quanto ti piace sconfinare, Fabio? Lavoro di Lorenzo che è diversissimo, ma loro insieme hanno
fondata a Bertani è diventata una scuola, insomma, importante, e anche un locale, ci sono tante cose. Però io vorrei vedere un attimino Lorenzo sulla storia di Calvino, su Donne Rampante, perché il Donne Rampante è, appare il lavoro di Fabio sui Giudizi, è un tema, sono serie opere del tema che abbiamo in asta, ed è anche questo un esperimento unico, perché questi sono dei bassorilievi in legno, come vedete, animati, quindi sono semoventi, si muovono, ed è una delle opere più belle a livello visivo che abbia mai visto sull'opera di Italo Calvino, la storia appunto del Donne Rampante. Questo il tuo lavoro come nacque? No, Lorenzo. Non voglio che questo. Vai, è troviero invece, no, o meglio. Questo è un lavoro che. Vabbè, devo mettere. Devo fare tre cose. Devi dire. Devo dire tre cose. Non troppo. Allora, questa nasce da una richiesta di una galleria e che mi ha chiesto espressamente di fare non delle illustrazioni ma qualcos'altro, e quindi io, essendo, cioè, diciamo che il libro di Calvino, al Baronapate, io lo leggo ogni tanto, insomma, nell'arco, l'ho letto svariate volte, ed è uno di quei libri che proprio mi, non lo so, cioè, ce l'hai e ogni tanto ti capita, come Pinocchio può capitare, no? E quindi ho pensato, tipo, faccio la volta la rilento, faccio qualcosa su il Barone Rampante, e quindi niente, è nata questa cosa. Poi ho pensato al legno, perché comunque mi piace lavorare con il legno, e poi ho pensato a delle cose mobili, quindi che potevano creare dei teatrini, insomma, ancora quel teatrino, quello classico, e quindi sono nate questi che sono una decina di pezzi, e è stato un lavoro che è durato 4-5 mesi, una fase alterna, insomma, la parte progettuale, perché comunque i meccanismi, le cose che sono tutte in legno, sono stecchini, cioè sono tutte cose, non c'è materiale, diciamo, che non sia legno, e quindi l'ho fatto e me lo sono ottenuto, perché poi qui stendiamo un velo pietoso su come è andata a fine, e quindi è un lavoro che mi è rimasto e che io l'avevo già visto, diciamo che con Fabio Manesciutti e Lorenzo Galinea, loro non hanno mai partecipato a un'asta, cioè è la prima volta che partecipano a un'asta. Quello che sentite è Regina Celi, noi siamo Regina Celi, quindi ovviamente coloro che sono Regina Celi tanto si incazzano, e quindi chiamano delle cose. Sono mantellate, no? Sono mantellate. Senza ora che stiamo disturbando. Succede spesso, insomma, è un luogo forte questo, insomma, dove ci sono molte emozioni. E allora, quest'opera, dicevo, è un lavoro che io, così, in questo piccolo catalogo, preso da una foglia di scrittura, ho definito una via vegetale all'arte. Perché pensavo proprio a questo, non so se ti trovi d'accordo, però a me sembra che questa possa essere una via vegetale. Ti piace vincere facile, eh? Ti piace vincere facile? No, legno, cammino, Barra Rampante, albero, certo. Vegetale. Certo. È vegetale, ci sta. Non c'è solo questo, però, in asta di Lorenzo ci sono anche i lavori che sono le scenografie fatte per la televisione, e sta notando che molti artisti presenti in questa nostra rassegna, questa asta, lavorano per la televisione, e quindi di nuovo sconfiniamo ancora un'altra volta, cioè l'illustrazione con
mezzo televisivo è un'altra piccola riflessione che ho fatto e che mi sono semplicemente trovato come un dato di fatto, come un dato oggettivo. La televisione per te che cosa ha rappresentato, come è arrivata? Ecco, questi sono i lavori, sono le Italie, le piccole Italie che Lorenzo fa, e queste sono recenti, no? Sono 2023, siamo nel... Sì, c'è scritto, non è detto, sì. Ecco, queste vanno ad accompagnare un famoso programma televisivo, dillo tu. Che devo dire? Cioè, in realtà sono piccole, non sono delle scenografie, poi a un certo punto io facevo delle scenografie che erano grandi, che erano dei pannelli, erano 14 metri, era la scenografia, e si faceva, diciamo, grandezza 1-1, ecco. E poi a un certo punto il programma è cambiato, quindi si sono un po', come dire, adeguati a tutti, hanno detto mettiamo lì il network, quindi proiettiamo cose, inventiamoci cose diverse, e quindi è andata tutta questa parte, diciamo così, dell'animazione, del fatto che comunque la scenografia si crea nella parte della sigla e poi rimane fissa, insomma, lì in studio. E devo dire, queste sono molto piccole, quindi non rispetto ai pannelloni che facevamo ai tempi, e è molto più comoda sicuramente. E io ormai facevo un calcolo, insomma, 21 anni nel porco di Floris, ed è un, devo dire, alla fine un rapporto, cioè, molto... Non c'è niente da dire, insomma, neanche parliamo, ecco. Sei libero, no? Quindi diciamo che sono libero, poi intanto ci diventa qualcuno di mezzo, che non è certo Giovanni, e che comunque tende a frenare un pochettino la situazione, perché il programma che deve essere, faccio un po' il decoratore, a volte mi trovo a fare il decoratore della casa, però comunque io sì, mi sento, cioè, insomma, faccio l'autore. Immagini, sì. Quando la scenografia influisce poi la puntata, nasce da un momento, perché per esempio abbiamo anche le scenografie di Giorgio Quintelli che abbiamo messo in asta, che sono legate al programma di Gardner Pinocchio. Allora, questa della, il tema è veramente sconfinato, non possiamo, non so, lasciarlo semplicemente di sassi. Cioè il tema dell'illustrazione che entra nella televisione. Il programma di grande, devo dire, successo, attenzione, è un programma di grande successo, però che Lorenzo scenografa, è un programma di grande successo, il programma di Mauro, Michele Santoro, è un programma di grande successo, che ha un'illustrazione di animazione, di Mauro complete, sarà quello di sabato, poi tutto quello che succede anche con appunto Capitene, che si Pinocchio, poi è stato un soppresso, poco, dicevo, il caso di Brunate Flori sono andati tantissimo tempo, no? Quindi sì, sono quelle cambi che poi si creano, cioè non so per quale cosa, quale credibile cosa avviene, che ci si incontra, poi a un certo punto tu dici, vabbè, ma io non posso stare, quando noi siamo andati via dalla RAI, non mi ha chiamato, io me la vado, vieni, e tutto, certo, e era una, come dire, è stato un passaggio così come naturale, e quindi l'ho seguito, era, non lo so, lui è felice di questo, io sono felice perché qualche lavoro che è il mio lavoro, è anche divertente, insomma, è una cosa che comunque mi diverte, nonostante sia tutte le domeniche, sempre c'è un evento. Sì, c'è Pasqua, cioè comunque c'hai questo, cioè, no. E però è una cosa che mi piace. E adesso appunto in asta anche con l'emozione, fai tutto quello che
televisione, probabilmente l'ultimissima domanda. Tu con la televisione ho fatto poche cose, però ho realizzato qualche sigla. Ho realizzato una sigla per il tempo che fatti, oramai 15 anni fa, di più, mi ricordo, insomma. Era una sigla grafica di Che Tempo Che Fa, insomma, poi ho realizzato grafiche e sigla animata anche di un programma di Concilia del Territorio, che era un quotidiano, e poi ho realizzato delle illustrazioni, diciamo, statiche per delle inchieste di Anno Zero, di Carlo Antoro, laddove non potevano proiettare ovviamente fotografie e filmati di personaggi, per cui riproducevo in qualche modo le scene. Un po' stile tribunale americano, insomma, per capirci, diciamo, quindi, ecco, queste sono le mie collaborazioni con la televisione, non è un granché, non è neanche, io ho lavorato quasi sempre sicuramente con le libri, insomma, libri o periodici, insomma, oltre l'insegnamento. Tu sei legato alla carta stampata, diciamo, no? Sei legato alla carta stampata, poi realtà l'ho avuto in digitale, come tu lo fai in digitale, no? Sono stencil, sono digitali, sono super digitali, in fronte al digitale. Vabbè, abbiamo veramente toccato un altro aspetto di questa storia, il fondo, e io vi ringrazio molto per essere venuti, e poi in realtà noi andiamo avanti in quei due giorni, perché sono tanti gli ospiti che vengono. Noi andiamo avanti, noi poi andiamo avanti da qui per arrivare a Piazza San Cosimato, usando a piedi tipo 16 minuti. Ma come? No, 16 minuti di camminare indietro. Molto all'indietro, molto tranquillamente. Quindi noi domenica facciamo questa festa su tutta la strada, ci sono i concerti, sono anche Fabio, in chiusura di serata verso le 9, e poi ci sono mostre, laboratori. E quindi vediamo se poi ci può fare una pausa e venire a trovarci. Sì, assolutamente. Ci abbiamo conosciuti, allora.